con Bike Show TV Speciale Giro in collaborazione con... Prendiamo un servizio, quello che stavo lanciando prima, appunto, che riguarda sempre Nocentini, in maglia nera, perché come abbiamo detto, purtroppo la sua forma fisica non è stata perfetta per l'inizio di questo giro, perché la settimana prima di partire non è stato bene, quindi ovviamente questo l'ha faticato molto e non ha avuto, diciamo, dei grandissimi piazzamenti iniziali. Siccome non è stato molto bene, abbiamo voluto renderlo protagonista con i nostri servizi. L'abbiamo fatto lavorare, Noce, dai. Poi si sa che gli ultimi un giorno saranno i primi. Bene. Vediamoci questo servizio. La maglia nera, beato l'ultimo. Senti, sei terzo in classifica, partendo dal fondo però, ci spieghi come mai? Beh, vengo da una settimana un po' difficile, 5 giorni di antibiotici, giovedì avevo anche la febbre, ho saltato l'allenamento. Beh, sicuramente l'inizio del giro per me non sarà facile, cercherò di recuperare il più possibile, quando avrò l'opportunità farò il mio gruppetto e poi più avanti cercheremo di puntare a una tappa. Hai cerchiato di rosso appunto qualche tappa particolare? Ma c'è una tappa che a me piace molto, che è Orvieto, però purtroppo viene solo fra 3 giorni, non so in condizioni sarò, comunque sia oggi e domani cercherò ancora di tenere più forze possibile dentro di me, quando sarà il momento, come ripeto, farò il mio gruppetto, andrò all'arrivo tranquillo e poi a Orvieto vedremo se ho ritrovato un po' di condizione, un po' di forze, proverò a fare la tappa, se no le tappe sono 21, ce ne sono tante, c'è molto tempo per provare a rifarmi in qualche tappa più avanti. Rinaldo, ricordiamo che tu sei l'ultima maglia gialla italiana al Tour, la maglia rosa? Beh, devo essere sincero, prima di venire qua avevo fatto anche un pensiero a questo, perché avevo pensato, non perdendo tanto nella crona squadre, avevo delle tappe a mio favore più avanti, però adesso il sogno maglia rosa per quest'anno è rimandato, è messo da una parte, riproveremo il prossimo anno, però sicuramente il sogno della tappa resta ancora e spero di rimettermi al 100% e più avanti di provare a vincere una tappa. Bene, abbiamo sentito l'intervista di Rinaldo Nocentini, ricordiamolo, questa intervista è stata fatta al secondo giorno del Giro d'Italia, non l'abbiamo mandata in onda prima perché in questi 2 giorni non ci sembrava il caso di mandare in onda dei servizi anche divertenti o altre cose, proprio perché non ce la sentivamo, l'abbiamo mandata in onda oggi. Abbiamo sentito Rinaldo che parlava proprio della tappa di oggi, che si è svolta oggi, che era una delle tappe dove lui avrebbe voluto fare risultato, Marco. Sì, purtroppo abbiamo visto che la sua condizione fisica non è delle migliori, ci ha provato fino alla fine ha provato a stare lì davanti, però sul finale c'era l'ultima salitella, gli ha stroncato le gambe. È stato Nocentini sempre simpatico, sempre anche divertente come personaggio. Sai che abbiamo una cosa curiosa dalla redazione, Stefania? Lo sai te? No, la sa Luciana. Luciana, andiamo a sentire Luciana. Beh, se siete d'accordo con me, Noce ricorda un po' un personaggio dei fumetti, soprattutto con quel primo piano, con quel ciuffo, molto simpatico. Poi vabbè, è un amico, ci permettiamo, oggi gli stiamo dedicando quasi una puntata. Ho scovato in edicola per voi, da Topolino, speciale edizione al Giro Topolino, al Giro d'Italia, e noi a Bike Show. Leggetelo. Hanno fatto il fumetto sul Giro d'Italia, ma abbiamo visto che sono nati anche dei cartoni animati anche in Giappone, proprio con i giapponesi, riprendendo nomi di squadre del passato un po' storpiate, un po'... Ci saremo anche io e te allora, magari. Beh, andiamo a cercare. Forse poi, se c'è bianco e nero. A questo punto voglio vedere poi il fumetto che vi rappresenta. Beh, abbiamo visto allora questo servizio su Nocentini. Con Bike Show TV Speciale Giro, in collaborazione con...
Bike Show TV. Adesso è Talk Show.